L'udienza di oggi è arrivata dopo un percorso di ormai quasi un anno, partito con la richiesta di sorveglianza speciale da parte della Procura di Torino per 5 persone perché abbiamo partecipato in Siria alla guerra contro l'ISIS. E quindi questo aspetto e le competenze militari che avremmo acquisito in Siria sarebbero state, secondo la Procura, indice di pericolosità sociale qua in Italia. Questa tesi che è stata portata avanti ed è stata smentita è arrivata ad oggi con diverse capovolte logiche, talvolta totalmente assurde e indecenti, a concentrarsi su sostanzialmente il nostro comportamento in Italia, la nostra partecipazione a manifestazioni politiche, a momenti di protesta e ancora quello che diciamo e pensiamo rispetto alla situazione politica e sociale nel nostro paese. La Procura di Torino oggi ha voluto ribadire come comunque da questa esperienza in Siria, nella guerra contro l'ISIS, si passa durante questa procedura di richiesta di sorveglianza speciale. Ha voluto dire che la nostra partecipazione alla guerra contro l'ISIS non dovrebbe essere una immunità per tutto il resto. E poi è andata ad analizzare che cosa sia tutto il resto. E quello che è venuto fuori sono ricostruzioni estremamente faziose, parziali e strumentali di annotazioni della polizia politica di Igos, di denunce mai arrivate ad un processo o una sentenza e anche di fatti passati in giudicati che di tutto questi atti sono in realtà la parte minore. Però si è notato come la ricostruzione di questi fatti appunto talvolta sia estremamente caricaturale, concentrandosi su aspetti come il modo in cui una persona camminava durante una manifestazione o delle ricostruzioni totalmente schiacciate sulla versione della polizia, senza alcun contraddittorio, richiedendo anche che non si facessero delle indagini difensive perché inutili secondo la procura. Questa tesi sono state sostanzialmente smontate da quello che è accaduto in aula, dove si è visto proprio la faziosità e l'intento politico e ideologico con cui una parte della Procura di Torino e la Questura di Torino agiscono ormai da anni nella nostra città, perseguendo i militanti dei movimenti sociali, a partire dal movimento No TAV, ma anche tutti gli altri, e arrivando anche a dire su un fatto specifico, per esempio il presidio davanti al Vuiabes di Torino, che il problema di quel presidio per cui siamo stati denunciati io e Eddy e per cui veniva chiesta l'applicazione della sorveglianza speciale, no? Una delle attività che abbiamo svolto che ritengono socialmente pericolose, il fatto che appunto il presidio fosse un problema per la pubblica sicurezza, presidio pacifico, che configurasse un'intimidazione gravissima nei confronti del titolare del locale, dice la procura, solo perché non ha pagato un dipendente. Quindi questo dimostra anche la visione del mondo, della società che la procura di Torino e rende chiaro, e in aula è stato reso chiaro anche dalla nostra difesa, come sia un attacco politico a chi difende i diritti dei lavoratori, ai diritti della società italiana, chi lotta per difendere l'ambiente e tutte queste cose che la Procura di Torino vede come nemiche, vede come pericolose. Questo è anche dimostrato dallo strumento della sorveglianza speciale che viene richiesta, che non prevede accuse specifiche, reati specifici, ma è una costruzione tutta politica e ideologica della pericolosità sociale delle persone. A smentire la versione della procura, oltre che la difesa in aula, c'è stata la solidarietà delle persone, tantissime persone oggi hanno partecipato alla
all'udienza, al presidio fuori dal tribunale. Tantissime persone nei giorni scorsi, ma anche nei mesi scorsi, hanno dimostrato la loro solidarietà e vicinanza, hanno dimostrato di riconoscere che non siamo noi, non è chi ha combattuto l'ISIS, non è chi fa attività politica in Italia per i diritti, per la libertà, ad essere socialmente pericoloso, ma chi è socialmente pericoloso sono le persone che non pagano i lavoratori, le persone che attaccano le manifestazioni con la polizia, le persone che vogliono costruire il TAV in Val di Susa, le persone che vendono le armi alla Turchia, per esempio, o ad altri stati per fare guerre in giro per il mondo. Su questo riguardo alla solidarietà che vi ho ricevuto, anche alcune parole le vorrei spendere per Alessandro Orsetti, il padre di Orso, che nei giorni scorsi ha voluto mostrare la sua vicinanza a noi, e anche a Leopoldo, il nostro compagno che si trova in Siria del Nord, che in questo momento sta resistendo insieme alle popolazioni della Siria del Nord, all'invasione dell'esercito turco e delle bande jihadiste, che, sebbene in quella situazione estremamente difficile, ha avuto il tempo e il pensiero anche di esprimere solidarietà in diverse forme, con dei video, con delle foto, per il caso che stiamo vivendo qui, perché alla fine è appunto una lotta, no, per una visione del mondo differente qua in Italia come in Siria del Nord.